Buongiorno Alfredo Tosi, Buongiorno a voi. sindaco di Verona e leader, insomma, del movimento Fare. Dunque, a proposito di banche, Padoan sembra sia riuscito con l'Unione Europea a trovare un accordo sulla cosiddetta banca cattiva, la bad bank. Adesso il meccanismo, mi rifaccio a tirare a base, è molto complicato da spiegare. Peraltro credo che Padoan oggi in Parlamento darà degli dettagli su questo accordo, il governo poi metterà a punto i provvedimenti perché insomma, tutto questo possa scattare. La verità è che questo provvedimento dovrebbe ridare un po' di ossigeno e di tranquillità alle nostre banche, anche oggi c'è molta volatilità in borsa proprio sui titoli bancari, prevalgono le vendite, Milano comunque poco fa segnava, diciamo, era in territorio, come si dice, positivo, ma insomma sono giornate molto caotiche per le borse. Come stanno le cose per le banche, Tosi? Allora, per quanto riguarda la Bad Bank, è un'operazione che la Spagna fece, credo, 2 anni fa, forse qualcosa di più, circa 2 anni fa. Cioè arriviamo buoni ultimi. E quindi potevamo farlo prima anche noi, Sì. perché quella è un'operazione che consente alle banche di avere meno sofferenze bancarie e quindi avendo meno sofferenze più facilità di far credito. E questa è un'operazione, ripeto, che dove arriviamo, se la facciamo arriviamo tardi, ma lì c'è sempre stata una resistenza del sistema bancario che vede male l'ingerenza dello Stato o del pubblico all'interno delle banche, quindi c'è sempre stata una forte resistenza del sistema bancario nei confronti di operazioni di questo tipo, perché poi è lo Stato che in qualche modo entra dentro. E come sta la questione delle banche? La questione delle banche è che un discorso è definire dei parametri uguali per tutti, dei paletti, cioè dicendo tu puoi fare banca o un certo tipo di banca se hai attivi patrimoniali per X miliardi. Un discorso è fare delle operazioni che creano delle disparità stravaganti all'interno del mondo dei popolari, all'interno del mondo del credito cooperativo, dove uno può, in base a come si chiama, a che tipologia di banca fa, è costretto o meno a trasformarsi in SPA, è costretto o meno a fare aggregazioni, quindi verrà fuori solo un gran casino, tant'è che la Corte Costituzionale a breve sarà chiamata a pronunciarsi su tutta questa vicenda, perché intervenire per decreto è una cosa. Dov'è l'urgenza di intervenire per decreto dicendo alle banche entro 2 anni devi fare sta roba? Quindi lo strumento del decreto è strano. E ripeto, almeno se ci si attenesse a dei parametri europei, in Europa ci sono dei parametri condivisi con delle soglie condivise, ma invece qua si stanno facendo delle operazioni e dove poi, e questa è la cosa più brutta che succede in Italia da tanti anni, che poi fanno dei danni colossali, che poi Banca d'Italia si mette a dire a una banca anziché a un'altra, dicendo siccome quella là è difficoltà, ve la comprate voi. E Sì. spesse volte ci si mette anche qualche ministro del governo, anche recentemente, qualche ministro del governo va a dire a qualche banca, tu ti metti insieme con questa e ti compri quell'altra, e quell'altra sarebbe il Monte dei Paschi di Siena, perché così il Monte dei Paschi si può salvare. Così invece quello che succede è che poi alla fine, fra 6 mesi, fra un anno, fra due, vanno giù tutte. E quindi questo malvezzo italiano di queste operazioni poco trasparenti, voi avete fatto vedere un filmato che magari, diciamo, ingigantisce evidentemente un Beh, po', insomma, ci sono, chiaro, era. ovviamente è una Però, no, fiction. ma infatti, però il fatto che invece ci siano delle operazioni sotto traccia che il cittadino e l'investitore e l'imprenditore non conoscono, ma sono delle operazioni brutte, brutte perché sono imposte dall'alto, talvolta appunto in maniera molto oscura, e poi fra un anno, fra due faranno dei danni colossali al sistema, questa è una cosa. Nel mondo normale, liberista dove siamo oggi, c'è la libertà di impresa. Sì. Bisogna regolare, bisogna vigilare, ma non imporre regole strane e far manovre sotto banco. In questo modo la libertà di impresa viene violata. Allora, peraltro in qualche modo Tosi verrebbe da dire l'uomo del giorno perché ieri ha incontrato Renzi, oggi c'è la mozione contro il governo che parte proprio diciamo, da quella che le opposizioni definiscono un po' la gestione familistica, no, di Palazzo Chigi nei confronti delle banche. Lei, insieme anche ai Verdiniani e a Verdini, voterete, diciamo, non voterete questa mozione, cioè vi schierate al fianco del governo. Adesso poi me lo spiega, ma devo Volentieri, andare da Marco Furfaro volentieri. di Sinistra Italiana che saluto perché voglio sapere da lui, intanto che ne pensa di questo accordo con l'Europa. Insomma, sembrava difficile, poi finalmente Padoan, dopo mi pare 5 ore e passa di riunione, è riuscito, insomma, a trovare un accordo.
Penso che ovviamente serva un accordo perché ci sono una quantità di miliardi di crediti deteriorati, che poi 200, significa si parla di 200 miliardi, che sono cifre 201 enormi. miliardi, c'è chi ipotizza addirittura che sia superiore a 300 la vera cifra, quindi evidentemente se non si mette mano a questa roba rischiamo di andare tutti in grande sofferenza. Io credo ci sia però un passo in più, evidentemente adesso c'è da salvare il salvabile, però quei 201 miliardi qualcuno deve render conto perché guardate, non è, spesso noi identifichiamo anche la crisi delle banche con il povero pensionato che rimane senza soldi, evidentemente perché è stato truffato. C'è anche quello, perché c'è una parte, evidentemente, lo disse pure un commissario, che sono stati venduti prodotti che non dovevano essere venduti. Però il 70% di questi 201 miliardi sono prestiti a imprese o famiglie, credo più a imprese, superiori ai 500 mila euro. Cioè si parla di somme che evidentemente sono operazioni spesso altamente rischiose, in cui anche un settore che è quello bancario, che vive di una politica e di un'ingerenza da destra a sinistra, che spesso ha causato più danni e favori che semmai che soluzioni positive. Però i primi a dover pagare per i crediti deteriorati devono essere quei banchieri che hanno delle azioni di responsabilità e che hanno anche dato dei prestiti che non era il caso di dare. Io credo anche in questo la politica debba mettere mano con una commissione d'inchiesta e andare a verificare, perché Sì, non è che possono pagare sempre gli guardi, il suo italiani per gli discorso mi errori fa delle pensare, banche. quando si parla di Rai si dice la politica fuori dalla Rai, quando si parla di banche la politica fuori dalle banche, poi la politica di Riffo di Raffa c'è No, però sempre e sì. condiziona le scelte, perché molti di questi crediti delle banche, per esempio Banca Etruria su tutte, sono stati dati agli amici degli amici, al di là adesso della Assolutamente crisi sì. delle aziende, di chi non poteva rientrare, di chi non era in grado, diciamo, di onorare ciò che la banca gli aveva prestato, però c'è anche questa Sì, gestione. assolutamente sì, infatti servono delle regole che a volte ci sono e vengono anche aggirate e devono rispondere anche gli istituti di vigilanza, perché non è possibile che ci siano 201 miliardi di crediti deteriorati, perché sicuro c'è la crisi, sicuro c'è chi prende in prestito e poi non riesce a pagare, ma è chiaro a tutti che sono state fatte in questi anni dell'operazione su cui la politica, gli istituti di vigilanza e anche i governativi non hanno vigilato Mi abbastanza. dice solo una cosa, Prego. perché voi anche no, avete partecipato, diciamo, alla mozione di sfiducia, no? Contro il Ma noi governo. la sfiducia non la votiamo a Sì, no, prescindere no, anche da noi, questo lo visto che so. siamo Ma sulle banche all'opposizione. in particolare, qual è l'accusa che muovete a Renzi, al governo? Ma cioè, guardi, l'accusa che noi abbiamo votato a favore della sfiducia della ministra Boschi anche in precedenza, c'è un rapporto veramente, evidentemente non trasparente. Insomma, quello che è accaduto anche su Banca Etruria, ci sono tante cose che hanno leso anche l'immagine del governo rispetto alla questione delle banche. Fa anche un po' tenerezza quasi, per non dire peggio, il fatto che si componga la maggioranza più larga con Verdini, che tra l'altro ha un procedimento giudiziario in corso sulle Uno banche. solo. Guarda, proprio una bella caratteristica di allargare la maggioranza proprio su questo tema. Però evidentemente non neghiamo la fiducia, anche perché il tema con cui il governo, che è arrivato tardi, Sì. perché non ci dimentichiamo, noi abbiamo, scusi, chiudo su questo, anche nei confronti dell'Europa abbiamo questa caratteristica, che ce ne lamentiamo sempre dopo, però anche tutte le leggi che sono entrate in vigore il 1 gennaio sono state votate in Parlamento europeo da tutti i partiti del governo, sono state accettate dal Senato 2 anni fa, e Sì. poi ce ne lamentiamo Lei sa perché che non si ed entra. è stato scritto, è stato detto che c'è il sospetto che molti dei nostri politici neanche avessero capito cosa Ah, fosse il bail-in. non ho dubbi, guardi, Però questo è è sconfortante. sconfortante, certo. Buongiorno a Carlo Costalli, che è il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. Poi Buongiorno. parliamo anche del Family Day, no? A cui voi sabato prossimo aderirete, insomma, a favore della famiglia, diciamo così, tradizionale, e come sapete c'è questa contrapposizione ormai da molto tempo, che riguarda tutto il tema delle unioni civili e anche delle adozioni, della stepchild adoption. Però voglio sapere da Costalli, anche da lui, cosa pensa della situazione banche, no? Banche e anche il tema dell'immigrazione a cui lei ha fatto accenno all'inizio, queste sono insieme al problema del lavoro le vere priorità del paese. Poi certo, se vogliamo dividerlo Cioè le unioni sulle... civili non è una priorità, dice lei. non è una priorità e si è portata a un estremo per dividere il paese su Certo, un la vita tema degli altri è sempre facile. su cui il... Sul 70-80% potevamo essere d'accordo e probabilmente anche perché l'opinione pubblica non si occupi di altri problemi. Detto questo, sulle banche, io credo che adesso l'accordo è un dato estremamente positivo, però, come Tosi ha fatto riferimento, ci arriviamo con grande ritardo.
La Spagna ci è arrivata 2 anni fa, gli interventi noi li abbiamo rifiutati nel momento in cui alcune banche erano in grande difficoltà. Io sono toscano, è vero che si parla tanto di Banca Etruria, è vero che si parla anche di tutto quello che c'è intorno e anche qualcosa di più, ma il caso eclatante di qualche anno fa è stato il Monte dei Paschi. Su quello dovevamo intervenire in modo deciso e in modo determinante per dare un segnale, perché gli italiani su due cose, su due valori, su due certezze hanno costruito una prospettiva, che sono l'abitazione e le banche. Sono due valori su cui negli ultimi anni l'abitazione super tassata, poi adesso vediamo con la legge di stabilità cosa succede. Le banche, su tutto quello che è successo, sono caduti due temi su cui si rischia veramente uno scontro sociale nel paese. Ecco, questi sono i temi su cui io credo, insieme al lavoro che non c'è, su cui noi dobbiamo richiamare l'attenzione. Sì, vogliamo diciamo, voltare pagina, perché poi capiremo meglio i dettagli di questo accordo sulla banca cattiva, insomma, fatto con l'Europa, lo capiremo già da oggi pomeriggio e nei prossimi giorni, perché vorrei parlare anche un po' di tutta la questione migranti. Intanto c'è stato un altro naufragio stamattina in Grecia. Ci sono una decina di dispersi davanti alle coste dell'isola di Kos, tra i corpi recuperati quello di un bambino, e non è, ahi noi, la prima volta. Continuano a esserci vittime in questi sbarchi. Poi c'è tutta la questione che riguarda, se mi fate rivedere le foto delle statue del Campidoglio, noi ieri insomma le abbiamo mostrate, abbiamo discusso fin da ieri, oggi i giornali diciamo se ne occupano in maniera molto più approfondita. Ecco, abbiamo fatto vedere le statue del Campidoglio coperte da queste paratie, perché queste statue e queste nudità potevano offendere il presidente iraniano Rouhani in visita ufficiale in Italia. Credo che stamattina ci sia la coda di questa visita ufficiale, poi tornerà il leader dell'Iran, tornerà appunto a Teheran, e questo sta facendo molto discutere. C'è chi addirittura ha sbeffeggiato il nostro paese, sembra che il premier Renzi si sia molto irritato col cerimoniale anche del Campidoglio, e la domanda che ci si pone è: che facciamo, rinunciamo alle nostre tradizioni, alla nostra cultura? Ovviamente lo sappiamo, l'abbiamo già detto ieri, in ballo ci sono contratti, affari, si parla di 17 miliardi, che non sono assolutamente pochi di questi tempi per le imprese italiane di affari appunto in Iran. Costalli, abbiamo fatto bene o male a oscurare queste statue? Mi sembra veramente un dato estremamente ridicolo, guardi. Abbiamo fatto malissimo, non credo neanche che al presidente dell'Iran abbiamo fatto un grande favore. Credo che questo sia un tema, quello della difesa delle nostre identità, dei nostri valori, che noi dobbiamo tenere alto, anche perché dobbiamo essere per l'accoglienza. Anzi, io credo che noi, soprattutto i cattolici, tutti, ma soprattutto i cattolici, devono dare come dire, un passo in più rispetto a questo tema, ma senza rinunciare a valori. Su questo mi sembra veramente. Voglio sentire molto rapidamente Tosi, perché insomma è un ex leghista Tosi, la Lega ieri Salvini ha tuonato rispetto a questa scelta. Sembra ridicolo. Credo che sia difficile da spiegare una scelta del genere, perché si parla di opere d'arte classiche, quindi non possono avere nulla di offensivo né di indecente, e quindi in effetti penso anch'io che al presidente iraniano gli cambi nulla a vederle a non vederle. Ma cos'è, un eccesso di zero e poi, da e poi parte allora nostra? per lo stesso principio, siccome immagino che avrà girato per Roma e Roma è piena di statue, però avremmo dovuto coprire tutto il patrimonio con le statue della città per non dare un dispiacere, cioè, quindi veramente non lo so, certe volte facciamo delle figure imbarazzanti, cioè siamo, siccome probabilmente non abbiamo l'orgoglio di essere italiani, e allora andiamo a fare ste figuracce. Ma gli affari non c'entrano? Esatto. Ma no, ma gli affari, allora gli affari li fai lo stesso, gli affari li fai lo stesso. Cioè non c'è bisogno di coprire le statue. Il presidente iraniano viene qua per fare gli affari con l'Italia, perché non se ha chiesto? Ne frega delle statue, perché gli serve il know-how che abbiamo noi, loro hanno un problema di tecnologia e di professionalità, e viene qua in cerca di quello.
E figurati te se gliene frega qualcosa se ci sono le statue o non sono, ci sono le statue, viene qua per fare gli affari, se a noi facciamo una figura barbina da sudditi, da persone che non hanno orgoglio nel prostrarsi addirittura a sto livello. Allora Fulfero, a parte che lo trovo molto istruttivo questo, adesso bisognerebbe vederlo insomma, integralmente questo film documentario Dustur, l'ho detto di chi è, di Marco Santarelli, è importante, però è ancora una volta il segno che l'integrazione è molto difficile, che il dialogo tra culture è auspicabile ma ha degli ostacoli immensi da superare, non dimentichiamoci che molti di quei paesi sono teocrazie dove Stato e religione coincidono. E quindi anche tutti i discorsi sull'integrazione, adesso c'è Schengen a rischio, non c'è soltanto un problema di enormi flussi di migranti, ma c'è un problema anche legato alla sicurezza, che tra questi migranti ci siano dei terroristi, insomma un discorso che conoscete, che sappiamo, che affrontiamo spesso. E però la questione forse parte da qui proprio, lo diceva prima Tosi a proposito, no, delle statue del Campidoglio ricoperte, è uno scontro tra culture. C'è la reciprocità, allora, anche? Io penso questo, guardi, è chiaro che quando una religione si fa Stato, questo è disarmante da tutti i punti di vista, perché un conto è le regole e la laicità di uno Stato, in cui le persone, a prescindere dalla propria cultura, religione, orientamento sessuale, le varie sfumature, si ritrovano dentro un contesto in cui si rispettano. Quando una religione si fa Stato, il rischio è che tutto prevalga e finisca nell'assolutismo, e questa cosa dà luogo evidentemente anche a quei paesi in cui evidentemente nessuno di noi può riconoscersi, perché nega la libertà dell'altro. Cioè, c'è un punto che riguarda anche la nostra, almeno, democrazia, che non è tanto le nostre radici cristiane, certo che vengono anche da quello, vengono le nostre tradizioni, ma il punto su cui siamo arrivati, che dà luogo anche all'illuminismo, è il fatto che noi siamo liberi di avere una religione, di avere alcune determinate scelte, però all'interno di un contesto nel quale ci rispettiamo. È chiaro che il faro a cui deve puntare l'integrazione è sempre questo. Nessuno può venire in un paese e fare quello che vuole. Non esiste da nessuna parte, perché finché non lede la mia libertà, il mio diritto di stare in un paese, di vivere la democrazia, è chiaro che va benissimo. Nel momento in cui si vuole imporre il proprio modo di fare, la propria religione, la propria cultura, le proprie tradizioni, è chiaro che si scontra anche con la dinamica dell'accoglienza. Questo però non deve mai diventare un alibi, nemmeno il terrorismo può diventare un alibi a far morire un bambino in mare, perché in questo stiamo cedendo. Con la scusa del fatto che tra l'altro i terroristi via mare ancora non sono arrivati, perché qualcuno è transitato, ma nessuno ha compiuto un atto arrivato. Tant'è vero che abbiamo parlato della mancanza di integrazione di coloro che vivono, crescono, delle generazioni che sono nate però in Europa. Però non può mai diventare, oggi è la giornata della memoria, se noi torniamo indietro di fronte a considerare l'altro un pericolo, guardate, cioè torniamo esattamente a questo, noi rimettiamo in moto quello che oggi ricordiamo. Sì. E la banalità del male, che ci insegnava Arendt, è sempre dietro l'angolo, perché considerare l'altro che magari ha una sfumatura di diversità dalla tua come un pericolo, questa cosa comporta la chiusura delle frontiere, comporta considerare l'altro a prescindere o un delinquente, o un terrorista, o un nemico. E questo è profondamente sbagliato. Le persone sono individui che vanno considerati come tali, quando sbagliano devono pagare, e le persone che si comportano onestamente invece devono poter vivere in un paese tutelate dalla legge. Allora, abbiamo la pubblicità, ci ritroviamo dopo, completiamo un attimo questo discorso e poi, come sapete, domani il Senato approda il disegno di legge sulle unioni civili, ne abbiamo parlato anche qui, insomma, in moltissime occasioni, si entra nel vivo e c'è l'elemento dirimente che è quello sulle adozioni. Vi faremo sentire un magistrato che di adozioni se ne intende. Per capire anche molto meglio di cosa si tratta e come stanno le cose al di là delle posizioni dei diversi schieramenti e anche delle strumentalizzazioni. Tra poco. Allora, vi diamo subito qualche notizia che è importante. A gennaio l'indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un nuovo massimo storico. Quindi, insomma, è una notizia importante che credo conforterà anche il governo. Poi, per quanto riguarda la corruzione, c'era già stata qualche anticipazione questa mattina, c'è il rapporto di Transparency, l'Italia è al 61esimo posto al mondo, parliamo di corruzione percepita,
al pari dell'esoto, solo la Bulgaria peggio di noi nell'Unione Europea. Poi ci sono, come sapete, anche molte polemiche su chi sono quelli di Transparency, come vengono fatti questi studi, ma insomma questo è il dato di oggi. E poi non dimentichiamoci che all'Ilva Genova è il terzo giorno di proteste, i blindati hanno fermato un corteo, c'è oggi sciopero di tutte le aziende metalmeccaniche, insomma un'altra giornata difficile per i cittadini di Genova e difficile ovviamente per i lavoratori dell'Ilva. Torno da Costalli per chiudere il capitolo dedicato a integrazione, come, quale e con tutte le difficoltà del caso, perché poco fa in conferenza stampa ha parlato, a proposito appunto delle statue coperte, il presidente iraniano Rouhani, ha detto: non ho niente da dire su questo, non ci sono stati contatti a questo proposito, la questione, ha detto Rouhani, è puramente giornalistica, aggiungendo: so che gli italiani sono un popolo molto ospitale che cerca di fare di tutto per mettere gli ospiti a loro agio. Insomma, se la prende anche Rouhani con i giornali, è una moda internazionale. Costalli, è bello quell'estratto che abbiamo visto di quel docufilm, diciamo, no? Molto però bello. Spiega anche proprio quante difficoltà ci siano ancora. Non c'è dubbio che ci sono difficoltà, e il nostro paese è impreparato, o almeno lo è stato rispetto a un numero molto grande negli ultimi 2 o 3 anni, ma non c'è alternativa all'accoglienza, nella legalità, come ha detto... Non faccio il buonista, che poi no, ci no, dicono... No, nella legalità, e quindi nel rispetto delle leggi, nel rispetto delle nostre tradizioni, nel rispetto della nostra storia, ma non possiamo sicuramente lasciare la gente morire nel Mediterraneo. Oltretutto credo che su questo me lo lasci passare... quello che sto dicendo, mi sembra che su questo il Santo Padre sia chiarissimo, e io che l'ho incontrato sabato scorso mi ha fatto anche una piccola raccomandazione su questo, non potrei dire altrimenti, ma ne sono estremamente convinto, nel rispetto della legalità. Certo è un problema grande, complesso, importante, e ci trova impreparati tutti, e qui si potrebbe aprire tutto un capitolo sull'Europa, sulla politica estera dell'Europa, non tanto sul tema dell'accoglienza, sulla politica estera dell'Europa, su quello che ha fatto o non ha fatto, che ha fatto sbagliando in Libia o non ha fatto, alcuni sbagliando o non ha fatto, per evitare alcuni drammi che sono accaduti, alcune guerre che sono accadute. Ma rispetto all'attualità, noi credo che su questo è un grave errore interrompere Schengen. Il problema delle frontiere esterne esiste, anche se poi le frontiere della Grecia, non come quelle dell'Italia, ma quelle della Grecia, non sono facili da controllare. No, tutti no, sappiamo quante Grecia... isole c'è, cioè, per quando come si parla no, delle frontiere della Grecia, non è Atene, problema, eccetera, eccetera. A questo. Quindi è come un errore interrompere Schengen. Allora, so faccio vedere... che è un tema che divide, ma è un tema su cui noi abbiamo... Questo è uno dei temi importanti. Su cui dobbiamo poi insomma far sentire la nostra posizione, perché sto al suo ragionamento, perché sia Renzi che Alfano l'hanno ripetuto in tutte le salse, ci si è spinti a dire che se finisce Schengen finisce l'Europa. Magari questo è un po' forzato. Questo è un po' forzato, io sono d'accordo. Non lo devono solo dire a noi, lo devono dire con forza nelle sedi opportune, lo devono dire con forza e con alle spalle un paese credibile, perché questo è il tema che riguarda non solo l'accoglienza, riguarda il tema delle banche e tanti altri temi. Allora, tante volte si parla bene in Italia e siamo stati meno attenti a Bruxelles o in altre sedi. Sì. Qualche tweet sui temi che stiamo... affrontando, allora ad esempio Rossana scrive: noi andiamo lì, vediamo se si vedono però questi tweet, perché se no insomma è un esercizio inutile, perché vogliamo mostrarveli. Scrive: noi andiamo lì, paesi musulmani, non si vede, e dobbiamo sottostare alle loro regole, ma quando vengono qui è tassativo non cambiare le nostre. E questo è un argomento che divide molto. Poi ancora l'integrazione, scrive Giulia, sarà possibile solo se saremo noi ad adeguarci a loro, altro che. E ancora a seguire, qui c'è invece un discorso che riguarda anche il lato affari. Renzi, Berlusconi, Rouhani, Gheddafi, cosa cambia? Due pesi, due misure, governi italioti senza coerenza. Il problema è nostro.
e via di questo seguito. Allora, voglio farvi vedere, dicevamo, Unioni Civili, il Partito Democratico avrebbe, diciamo, avrebbe trovato la quadra, c'è cioè libertà di coscienza su quanto, sull'aspetto relativo alla stepchild adoption, l'adozione, insomma, del figlio biologico naturale di uno dei due partner nella coppia omosessuale. Questo però è il grande tema. Alfano ha annunciato che se la legge Cirinnà dovesse passare così com'è, chiederà, insomma, un referendum sulle adozioni. Insomma, c'è un grande dibattito. Comunque la pensiate, e poi ognuno si fa un'idea, approfondisce, cerca di capire. Noi siamo andati a sentire Melita Cavallo, l'ha intervistata Patrizia Viola, che è stata fino ai primi di questo mese presidente del Tribunale per i minori di Roma. Tosi, perché dice no e dite no alla stepchild adoption? Perché è incostituzionale, perché la Costituzione all'articolo 29 definisce la famiglia come la famiglia naturale, che è quella formata da un uomo e una donna che si sposano e mettono al mondo dei figli. E alla famiglia naturale viene riservato quindi il matrimonio e solo questa. E quindi alla famiglia naturale può essere riservato solo il diritto d'adozione. Questo è scritto nella Costituzione. Se uno vuole, cambia la Costituzione e allora a quel punto cambia il concetto di famiglia. Quindi la norma sulle unioni civili potrebbe essere una norma, una bellissima riforma, veramente bella, epocale, purché si tolga la stepchild adoption, che rischia di spaccare il paese, di essere incostituzionale e di far passare un principio sbagliato, perché che le coppie di fatto, che poi le coppie di fatto il 99% sono coppie etero e una piccola percentuale sono coppie omosessuali, ma sono coppie di fatto, sono persone che si vogliono bene. Che a una coppia di fatto vengano riconosciuti alcuni diritti, che sono appunto la reciproca assistenza, questioni patrimoniali e quant'altro, ci sta, perché sono centinaia di migliaia. La cosa che non esiste perché è incostituzionale, fra l'altro, è quello di dire che è la stessa cosa di una famiglia. No, la famiglia è fatta in un modo che è definito dalla Costituzione e ha determinate prerogative. Le coppie di fatto non sono una famiglia, gli vanno riconosciuti altri diritti. Come dire, il suo discorso, in questo è cristallino, Costalli credo la pensi allo stesso modo, voglio sentire però Fuffra perché sì. Sì, perché però non no, è perché cristallino sì. Perché innanzitutto il parere sulla Costituzione è totalmente ovviamente soggettivo e rispettabile, dopodiché credo sia una foglia di fico, perché primo c'è la società, è una famiglia dove ci sono delle persone che si vogliono bene, se il punto è la Costituzione deve rispecchiare, fare una fotografia alla società evidentemente, nel momento in cui l'esercizio della propria vita, gli orientamenti sessuali non ledono la libertà degli altri, visto che due persone che si amano a prescindere dall'orientamento non cambia la vita né a Tosi né a nessun altro, se c'è la necessità di riconoscere in maniera più estesa in Costituzione si faccia. Però c'è un punto, guardate, che per me è insopportabile, per cui io sono favorevole, che tutti se ne fregano oppure strumentalizzano i bambini, perché qua si stiamo parlando del diritto dei bambini, non è un'adozione spot, che tra l'altro sì, anche lei se sa fosse... però il dibattito anche non tanto sui figli avuti prima, diciamo, della relazione, della nuova relazione. E della io voglio solo spiegare una cosa, si tratta di quello che molti, diciamo, contrari alle stepchild adoption dicono: una cosa è il desiderio di paternità o di maternità, una cosa è il diritto, che è una cosa, diciamo, diversa, cioè chiariamoci, perché quando si parla di bambini, una cosa sono i bambini già avuti, no, precedentemente a un'unione, per esempio, omosessuale, una cosa sono i bambini, questo riguarda soprattutto, come lei sa, le coppie omosessuali, soprattutto maschili, no? Una cosa sono i figli che si vorrebbero, che è diverso, cioè bisogna anche Si fa una grande confusione. Ora provo un attimo a spiegare in 30 secondi. Si tratta dell'adozione stepchild adoption, che bisogna chiamarlo in inglese, non so perché. Si tratta dell'adozione del figliastro, Non è bello, ma è chiaro. Significa dell'adozione del figlio del padre o della figlia del padre. Che significa se tu non... è una, ovviamente prevista dall'83 per le coppie sposate e da 10 anni persino per le convivenze. Che significa che se io sto con una persona, ovviamente siamo in un rapporto di coppia omosessuale, l'altra ha un figlio, se questa persona viene a mancare, se a me non è stato dato il diritto, dopo che ci vivo da 15 anni insieme, di adottarlo, quel bambino non avrà, se io me ne frego, diritto alle cure mediche, diritto all'eredità, diritto alle spese scolastiche, cioè quel bambino non ha diritti. Cioè di questo stiamo parlando.
parlando, di tutelare quei bambini che evidentemente stanno in un'ipotesi di famiglia che non è quella contemplata, non so, dal tradizionale bigottismo di questo paese. Io non credo proprio per niente che si spaccherà il paese. Si spacca magari un pezzo del Parlamento perché è legato a settori clericali, perché è legato a determinati circuiti molto legati alla Chiesa Cattolica e affini, ma non credo si spaccherà il paese. Il paese è molto più avanti della politica. Soltanto la politica non deve tutelare, tra l'altro, scusi e chiudo, la maggioranza o la minoranza, non è una questione di numeri. La politica tutela anche l'ultima persona che è senza diritti. E qua c'è un concetto di uguaglianza che è tutto incostituzionale. Allora, articolo 29 della Costituzione. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. O uno cambia la Costituzione, altrimenti la famiglia è quella naturale formata da una donna. Allora, metto un piccolo topo. Infatti, io sono per i matrimoni, per le coppie. Posso mettere un piccolo topo? No, un attimo, Costanti, perché... No, spiego, faccio una piccola mozione d'ordine, nel senso, questo è un tema che ovviamente merita approfondimenti e come, perché è delicato, importante, muove... la morale, l'etica, le nostre coscienze. Allora devo tornare da Costalli, così concludiamo il discorso, diciamo, sulle adozioni. Intanto vi faccio vedere quanto scrive Roberta. La cosa più scandalosa della stepchild adoption è che ci sia il voto segreto. Poi scrive Narcisi, l'Irlanda è un paese cattolico, ha scelto la strada maestra per i matrimoni gay, il referendum. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché c'è sempre un problema, come dire, per visualizzare. E poi c'è Luigi che scrive: le stesse tasse, gli stessi diritti, non solo unioni civili ma anche adozioni. Insomma, sono tutte riflessioni che meriterebbero di essere approfondite. Costalli, il New York Times l'altro giorno ha scritto che l'Italia è divisa proprio sullo sforzo di legalizzare le unioni civili per gli omosessuali, perché c'è una persistente influenza della Chiesa Cattolica che condiziona tutto il dibattito. Ma mi sembra che su questo tema un minuto di riflessione dobbiamo farlo, anche perché ho seguito con attenzione l'intervento della dottoressa presidente del tribunale Melita Cavallo, Siamo un paese libero, siamo un paese laico, io credo che tutti hanno il diritto di dire la propria, di testimoniarlo, di confrontarsi anche civilmente nelle piazze. L'hanno fatto coloro che sostengono certe posizioni dell'Arcigay e altre organizzazioni sabato scorso, lo faranno alcune organizzazioni cattoliche sabato prossimo. Ha diritto di dire la sua anche la Chiesa Cattolica. Non vedo qual è il problema. Voglio dire, non possiamo pensare che i cattolici sono bravi quando fanno l'accoglienza, quando fanno la Caritas. Noi siamo molto bravi, ce lo dicono spesso, quando andiamo nelle carceri. Di solito ci sono quasi solo esclusivamente i volontari cattolici, e poi se testimoniamo qualche posizione sono oscurantisti, ma questo dà estremamente fastidio, è passare come oscurantista, ma soprattutto etero diretto dalla Chiesa Cattolica. Su questo il Santo Padre è stato chiarissimo, sono scelte dei laici, ha detto come la pensa, le scelte dei laici. Noi laici ci confrontiamo civilmente, i punti sono due, quelli che sono dirompenti, l'abbiamo detto, l'ha detto Tosi, ma l'ha detto anche Furlan. Il tema delle adozioni è l'utero in affitto, perché su tutto il resto, ma su vietato, molto... Ma di che stiamo? Io non lo so. Però cioè, in Italia già è vietato l'utero in affitto. Cioè... Questo... Sì, tu sai però che attraverso questa legge si cerca di reinserire un certo tipo di opportunità, rimandando... Ma dove? Dove? Scusate, non si può fare del terrorismo. E non è uguale la piazza che c'è stata sabato scorso rispetto al Family Day. Perché quella roba lì è una roba contro, per togliere qualcosa a qualcuno e relegarli in una condizione... Questa è la tua posizione. Ma che mia posizione? Certo, anche il Ku Klux Klan poteva scendere in piazza contro i diritti dei neri. Ma che vuol dire? No. Noi siamo per la famiglia. Ma anche il diritto di manifestare va bene. Andiamo sabato a sostenere alcuni diritti della famiglia, che non sono ma solo quelli... Ma mi puoi spiegare? Ma a lei che gli toglie se due persone si possono sposare o se adottano il figlio del compagno? Che gli toglie alla famiglia tradizionale? Me lo potete dire? Vi prego. Forse Costalli, Furfaro dice, questo aggiunge, no? Questo diciamo un po' adesso semplifico. Sì, ma questo ragionamento è così semplicista, buttato là. È come dire, io aborto, io abortisco quanto mi pare e gli altri. Qui si va a toccare, è una battaglia come quella dell'aborto, si va a toccare alcuni valori per cui io credo che i cattolici possono testimoniare nelle piazze e anche
nella cosa pubblica. Dopodiché sono d'accordo che il voto sia. Dopodiché il voto. Ma che le toglie alla famiglia tradizionale? Sì, però io credo che così non facciamo passi avanti, perché mi pare che le posizioni siano. Io questo forse non lo credo. Credo che ci siano posizioni inconciliabili su questi due punti. Su alcuni aspetti, diciamo, di questa materia, diciamolo così. Facciamo confronto civile, poi il Parlamento. Poi è bello che il Parlamento voti. Io preferirei anch'io non a voto segreto. Dopodiché sono d'accordo su questo, non ci sarà la rivoluzione del paese. Allora, voglio darvi delle notizie molto rapidamente. Normale, non vedo perché. Intanto a Genova, dicevamo, ci sono gli operai, i dipendenti dell'Ilva di Genova in piazza, ci sono stati momenti di tensione tra la polizia e i manifestanti durante appunto il corteo organizzato per le vie di Genova. Non so se abbiamo le immagini. Poi si arresta, diciamo, l'agonia del trasporto pubblico a Roma. E ovviamente per tutti gli utenti, c'è stato del fumo in una galleria alla fermata Barberini della linea A della metropolitana della capitale, e quindi la linea è stata bloccata. Adesso si stanno facendo i rilievi del caso, però potete immaginare questo cosa rappresenti, no? Per gli spostamenti e il trasporto a Roma. E poi a proposito di banche, ha parlato poco fa il capo dell'Autority Anticorruzione Cantone, che è direttamente interessato per la parte che riguarderà gli arbitrati, quindi i risarcimenti ai risparmiatori truffati. Cantone tranquillizza, dice: stiamo facendo un lavoro intenso con il Ministero dell'Economia per scrivere i decreti, perché mancano questi decreti sugli indennizi ai risparmiatori per delle banche, delle quattro banche. Dice ancora, insomma, Cantone rassicura, però questo decreto ancora non si è visto, no? Diciamola così, Tosi, immaginiamo l'attesa di chi ha perso tutto nelle obbligazioni subordinate, eccetera. Vuole dire qualcosa? No, perché questo, allora ci sono due piani da distinguere. Uno è la vendita a chi ne era ignaro di prodotti che uno pensava di avere un capitale garantito, ed è successo a tante persone anziane o persone non esperte del mondo della finanza, che gli hanno detto: guarda, investi qua che sei sicuro. E invece erano prodotti ad alto rischio, perché poi appunto saltando le banche questi si trovano a perdere, e temo che comunque gli verrà restituito molto poco di quello che alla fine hanno perso. Sì, sarà un rimborso molto parziale, diciamo. E questo è dopo l'altro aspetto è che in alcuni casi le banche popolari o le banche di credito cooperativo, le piccole banche territoriali, hanno fatto prestiti alle aziende perché comunque cercavano di salvare. Non sempre c'è il dolo, cioè c'è il dolo quando tu sai che c'è un'azienda che è saltata e siccome è tuo amico gli dai soldi comunque buttando soldi dalla finestra. Un discorso invece è una banca che, senza che ci siano rapporti amicali particolari, c'è un'azienda che è in difficoltà di un imprenditore che è comunque un buon imprenditore, perché le banche territoriali, le imprese le conoscono, e gli dicono: provo a darti fiducia perché altrimenti la tua azienda salta. Le banche territoriali spesso hanno fatto questo, ed è chiaro che questo porta a maggiori sofferenze. Quindi il distinguo da fare è se c'è il dolo, ovvero sia te li do per motivi diversi, oppure invece lo faccio in maniera indifferenziata, cercando di dare una mano al territorio a tenere in piedi le imprese, perché altrimenti molte imprese in alcune parti del territorio sarebbero saltate se non ci fossero state comparti dell'orafo, dell'artigianato, manifatturiero, esatto. Credito. Allora bisogna andare a vedere le responsabilità, e quindi il dibattito sulla mozione di sfiducia si rischia di spostare l'attenzione sul governo. Quel governo, è difficile dire che il governo ha una responsabilità su chi ha gestito queste banche, lasciando fuori Consob, Banca d'Italia e amministratori di queste banche, che sono quelli che bisogna andare a verificare. Bisogna verificare perché Banca d'Italia se n'è accorta molto tardi, come succede sempre, perché Consob se n'è accorta troppo tardi, e andare a vedere i singoli amministratori che responsabilità hanno. Cosa succederà? Che adesso si farà casino, si farà la mozione adesso di sfiducia e non pagherà nessuno, perché in Italia non paga nessuno. In America Madoff va in galera, in Italia non paga nessuno. Visto il suo buon rapporto con Renzi, insomma, acceleriamo questo decreto per i risparmiatori. Vediamo se, perché io capisco l'ansia, la preoccupazione, il dramma umano anche di tante di queste persone, dividendo sempre. Sarebbe urgente e serio accertare le responsabilità vere. E questo non c'è dubbio, questo è l'altro aspetto cruciale. Non pagheranno neanche stavolta. Ci vediamo domani mattina, sempre intorno alle 9:40. Grazie, a domani.